Voilà, rieccoci, buonasera. Test audio, tutto. Perfetto. Allora, come va ragazzi? Live improvvisata, non sapendo cosa fare, ho riaperto No Man's Sky da un bel po' che non si vedeva online su questo canale, perché parlando con qualche amico, un amico si è dimostrato interessato e voleva giocare a No Man's Sky. Ha detto lo scarico, proviamo. Va bene, io l'ho riacceso. Un attimino anche per ricordarmi come si gioca, come si fa. Però sto giro versione PS5. C'è solo un problema. PS5 e PS4 non condividono lo stesso salvataggio, quindi io mi sono ritrovato a ricominciare da capo. Quindi tutto quello che era stato fatto non è stato perso, perché ovviamente sta là su PS4, però nel senso per il momento lo lasciamo lì, tanto eravamo andati avanti, sì, ma fino a una certa, e lo ricominciamo con gli altri. Diciamo che mi sono saltato subito tutta la parte del tutorial, evitando di star lì, che tanto il percorso l'abbiamo già fatto, è salvato su YouTube con tutti i video, li andate a ripescare ma al massimo. E devo fare solo copia e incolla qui e ci siamo. Poi, chat aperta, e va bene così. Ora, dove siamo? Siamo al momento del dopo tutorial, primo pianeta, ci ha spiegato tutte le varie cose per le costruzioni e astronave, abbiamo fatto il primo combattimento, è andata. Ce la siamo cavata, ma con notevole fatica, anzi, cioè, non l'abbiamo quasi proprio passato. Quindi ho seguito le prime tre fasi della storia e mi ha sbloccato i potenziamenti, come si chiama? L'anomalia, ok? E tra l'altro, l'anomalia. Cazzo che era. No, Madre Santa, devo ritornare su quel pianeta dove c'era l'astronave. Andare là. Che palle. Vabbè, c'è un po' da faticare perché bisogna fare naniti, soldi, vendere un po' di roba perché bisogna modificare l'aeronave. Gli abbiamo messo qualche potenziamento e quindi seguiamo quello che è il procedimento della storia fin quando non verranno i nostri compagni da molto lontano. Dunque, che cosa cazzo devo fare adesso? Ah già, giusto. Completa l'installazione. Automatico cerca base, papapam, completa missione Nexus, Neox e oborire pianeta paradiso. Pianeta flora e minerali. Ti a cercare Artemis. Il bus nero. E aggiunge trasmettitore a nuova distanza. Va bene, senti, facciamo così. Solo tra le stelle. Che cazzo mi ha attivato? Quello. No, fai così. Attiva uno. Cioè, più di uno non si può fare, no, attiva uno. Installiamo tutto quanto quello che serve. Allora, facciamo così.
vuole l'esplorazione dell'intero pianeta. Era questo? Neox, sì, è lui. Andiamo. Allora, casettina, semplice, classico cubotto per iniziare, quattro cazzate e via andare. E cominciamo così. Aspetta. Mi è scomparso davanti. Continuo a lanciare il raggio dello scanner perché non mi ricordo su che gioco correvo con l'L3. Cioè, penso su qualunque tipo di gioco corri con l'L3. Allora, spasso nei cieli. Ah, bello questo mio processore. Un po' di ossigeno. Tac. Ossigeno che gusta. Potevo. Non so se devo farlo quello lì. Cioè, gli alberi sì, non ti pare. Ma ti dice anche quanto? Cosa? Prevedo una bella chat di soltanto bot. Parlerò con Stream Element stasera. Obiettivo raggiunto. 25 FPS. Questo. Questo è più grosso però. Ah, c'è. Ho potenziato il raggio, vero? Se non sbaglio sì. Ho potenziato il raggio. Fai vedere se riesco a tirare giù le rocce adesso. Ah, questo riesco a tirarlo giù ora. Ferrite pura ti dà addirittura questo. Ottimo. Vediamo se ci sono quelle rocce là. Comunque, quanta ferrite normale mi dà questo? Che è quello classico che stiamo usando finora. 20, su per giù. Quel sasso grosso di prima, tra l'altro. Continuo a correre così. Pietra della conoscenza. Eccolo lì, sassolone grosso. Ah, adesso riesco a smantellare anche le pietre quelle grosse, vai. Fammi vedere quanto ne tiro su. Ferrite pura. Maledizione. Puntavo alla ferrite normale, onestamente. Vabbè, ferite pura male non ci fa però.
te cercavo. È sparito. Allora, adesso cerchiamo di fare subito i naniti che ci servono per sbloccare subito la macchinina per muoversi tra i pianeti. Saranno 3-4 ore che ho giocato, sto soffrendo, mica da ridere lo stare a piedi. Ormai mi ero abituato a giocare in una certa maniera prima. Vai, scava. Tecnologico. Ripristina. E ci siamo. Ora. Me ne servono altri. Me ne servono altri, altri. Dove li trovo? Cosa? Ma che... Ah, c'è una pianta carnivora lì dentro. Sì, vabbè. Boscata. Ci mettiamo subito a fare dei lavori con l'anomalia spaziale. Fai vedere un attimino sta roba qui. Cosa contieni, merdaccia? No? Cristina? Perfetto. Ma pazzesco che non ci siano... Oh, questo che salta? Due cazzo. Oxygen. Meno male che ho messo il telefono in silenzioso. A me non si sente, penso se lo lascio 100%. Cavoltana, Rite pura. Sbagliato. Vedi o... cioè, ti vedo il culo. E dammi sto sodio. Niente?
Non so se... Ah. Adesso sì. Adesso sì, ho preso il raggio potenziato. Adesso sì. Allora. Dammi un bel tesoro nascosto di dati. Pezzo di fango. Niente. Quanta follia, non è un obiettivo così semplice. Nessuno slot è disponibile, stiamo scherzando. Cosa abbiamo qui? Polvere dissecato, scarta. Analizza. Poi, analizza, ho detto, non ho detto Alexa. Porco Dio. Poi. Dammi citofosfato. Facciamo un bel carico di citofosfato, vendiamo tutto. Un bel 300.000 e se ne è il burro tutta la vacanza. Surriscaldamento. Come si permette? Lei non sa chi sono io. Bel survivor dopo un po' di tempo, eh? Allora, probabilmente adesso vediamo se daranno la conferma. Che due coglioni, oserei dire, però saremo costretti. Ci devono confermare su Ark se fanno il wipe della mappa di Extinction dove io ho la base, tra l'altro. Ok, cioè io ne ho due, Genesis e Extinction. Hanno fatto il wipe di Genesis 2 o 3 mesi fa e ho dovuto smantellare la base per essere pronto in caso di wipe. Mo' vediamo se confermano pure questo. Lo confermo, comincerò a fare una live, comincerò a smantellare la mia base di Extinction in maniera tale che trasferisco tutto su Genesis 2. Poi a quel punto non tornerò a rimontare nuovamente la base su Extinction per quanto mi sia comoda come mappa. A quel punto mi sono rotto il cazzo, per il ritmo con cui sto giocando mi tengo solamente la base di Genesis 2 e basta. Anzi, poi valuterò pure se allargarmi. In realtà volevo allargarmi, ma col fatto di sta storia del wipe, una volta sì e 10 no, quella volta sì che capita. Comincerò a organizzare la base in maniera tale da farla tattica. La costruirò a blocchi, probabilmente, in maniera, diciamo,
Ci devo ragionare su, onestamente. Devo ragionare in maniera tale che sarà fatta blocchi, tipo monoblocco, un pezzo, via. In maniera tale che quando la devo smantellare, proprio faccio pam pam, tre mosse e via. Quindi senza muri singoli, senza dettagli, fronzoli, minchiate. Sto tutto solo su Genesis 2, così a quel punto ogni volta che devo loggare loggo e rinfresco una base sola, appunto. Ad essere sincero, in questo periodo mi sta pesando parecchio questa cosa di rinfrescare le basi. Ne avevamo 3 e le abbiamo ridotte a 2. Mi sta pesando pure fare queste 2, penso un po'. Allora, citofosfato. Chi è che mi ha colpito? Bastardo. My guarda queste medusacce bastarde come ti lanciano. Eccole lì, una pezza di merda. Perché nessuno slot, scusa? Ma come? Cos'è? Cos'è? Sacca d'alghe. 328 valore unità, via via via. No, questo è sale, no, non ci interessa. Bastarde, medusacce di merda. Stronze. Citofosfato, al momento non ci serve a niente come risorsa. Non ci devo costruire nulla di. Niente di particolare, quindi la raccogliamo per rivenderla. Perché è la risorsa più semplice da reperire. Se ne trova sempre in abbondanza su quasi tutti i pianeti. Sì, pronto, chi è? Ok. E abbiamo un valore di questo è sale, buttalo, sì. Siamo a 1512, siamo a 300.000 di soldi. Non ricordo come si chiamano, però 300.000
300.000 dollari, dollaroni, finti dollaroni. Analizziamo sta piantella. Ma la conosciamo già? Già, già. Allora dillo, no? Cito fosfato, cito, 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 latte cito. Carbonchio. Ah, ma guarda qui. Adesso continuo a mirare con l'L2 per sparare. Qua non si spara, non si mira con l'L2. Si spara e basta. Allora, mora, cosa c'è? Bella. Poi, oddio, valore tot, ma bisogna vedere a quanto ce lo comprano. Oh cazzo. Sera. Io. Scappa, scappa. Scappa. Cazzo, tutto meduso questo. Bastarda. Allora, se mi svuoto tutto il lago davanti, che forse è stata la miglior scelta piazzarmi qua a fare la base, svuoto tutto il lago, praticamente faccio 500.000 a botta. Senza nemmeno fare le missioni. Anzi, forse guadagno di più facendo senza fare le missioni. Sta inseguendo tutta la fauna della. Allora, ragazzi, mo è capitato qualche volta che si stava. C'era un paio di cristiani in chat a parlare e il bot reagiva in base alle linee di chat che arrivavano, quindi mandava fuori i suoi messaggi, ok, preimpostati. Mo,
organizzato il bot già in vista di un'eventuale chat attiva, così non sto a modificarlo successivamente. E sparerà fuori i messaggi impostati ogni tot, 30 minuti, 40, 50, 60 minuti. Oh, voglio vedere quanti messaggi del bot ci sono rispetto a quello della chat. Secondo me ci saranno parecchie live di solo bot. Fatemi stare, pezzi di merda. No. Stardi. Questo è grosso, lo prendo io. Mio. Questo non lo porto. Io. Sì, devo dire, l'altra volta già si faceva un po' di chiacchiere e tutto quanto. Poi a fine live stavo guardando un attimino perché come non ci sono slot disponibili con cos'è sta roba? Danni da calore estremo, non mi dire. Ah, ok, pensavo fosse arrivata la tempesta. Dicevo, mi è siccome mi era tornato il computer, non avevo più riguardato bot e qualcosa, ho ricominciato a sistemare un attimino le varie cose. E sono girate un pochettino le balle, un po' per certe situazioni e tutto quanto. Quindi vedrete che è cambiata l'informazione iniziale di presentazione. Come ho detto già l'altra volta, leccaculismi a me non mi piacciono, io non li sopporto, quindi mi piace parlare chiaro con tutti, pure quelli che verranno. Mi piace bene, se non mi piace, nessuno di noi è obbligato, voglio dire. Ma proprio sul fatto che nessuno di noi è obbligato, io non mi devo sentire obbligato per primo. Quindi il messaggio è sistemato. Così è, così rimane. Ho sistemato il discorso delle pubblicità. Siccome mi girava il cazzo già il fatto di dover lasciare 30 secondi di pubblicità ogni 10 minuti, ok? Come impostazione minima necessaria. E ho visto che nonostante tutto nessuno frega un cazzo perché come entrano hanno il minuto libero e poi dopo 30 secondi pigliano e se ne escono oppure alla prima dopo un minuto parte la pubblicità pigliano e se ne vanno fuori dal cazzo, allora sai che c'è? Per i fedelissimi che già ci sono un'ora di libertà di live e poi dopo un'ora 3 minuti di pausa per tutti. Cioè facciamo un colpo solo così almeno facciamo le live un attimino più lunghe. A livello cioè di qualità, nel senso potete vedere un po' più di roba. E invece per chi entra, il minuto libero, come prima, semplicemente poi dopo ti partono 3 minuti di live in un colpo solo. Se te ne vuoi andare come facevi prima, arrivederci, grazie, è stato un piacere, fuori dai coglioni. Chi si è visto, si è visto. E ti becchi la pubblicità così com'è. Se invece decidi di voler rimanere, che veramente tieni duro fino alla fine, apprezziamo. Saranno, boh, 5, 7, 8 pubblicità, non lo so, non mi interessa. Ti fai 3 minuti come tutti, e poi ti fai la tua ora d'aria libera, prima di altri 3 minuti. Così almeno, visto che tanto non eravate in grado di aspettare 30 secondi di pubblicità per iniziare a guardare o a capire un attimino cosa si stava facendo. Allora sai che c'è? Ti bastano 30 secondi per capire. Fatti i tuoi 30 secondi fuori dai coglioni e ti becchi 3 minuti di pubblicità. Così almeno facciamo una bella
scrematura abbondante iniziale e non guardiamo più in faccia nessuno. Solo tu il cazzo, io vengo incontro a tutti, ma nessuno viene incontro a me. Me ne sbatti i coglioni come lo fanno gli altri a questo punto. Sto cominciando anch'io a seguire un po' di gente in giro per Twitch e vedo che a nessuno gliene fotte un cazzo, ti piazzano lì 8, 10, 15 pubblicità in serie e c'è gente che continua a star lì a guardarle, a scriverli. Gli scrivi in chat e neanche ti cagano. Allora, sai che c'è? Visto che i numeri si fanno così, forse, perché bisogna anche vedere. Perché la legge è uguale per tutti tranne che per il sottoscritto. Allora, facciamo che me ne sbatto il cazzo anch'io, eh? Che dici? È il primo che dice, ma figa, 8 pubblicità di serie. Zio, 8 pubblicità in serie, se non ti piace, due sono le cose. O fai la sub, o te ne vai fuori dai coglioni. Vedi tu cosa vuoi fare. In ogni caso, amici, come prima. Dico bene o dico giusto? Ma sì, ci rispondiamo da soli. Preferisco premiare chi ha avuto la pazienza di rimanere e lasciargli a loro quante sono? 184 persone. Preferisco lasciare a 184 persone la libertà di avere un'ora di live libera e di fargli prendere 3 minuti di pausa, così magari me li prendo anch'io. Piuttosto che star lì a venire incontro a tutti che nessuno frega un cazzo. Ah, ovviamente c'è un'ora libera se hai la sub. Se senza sub, Twitch automaticamente manda una pubblicità o due pubblicità da 30 secondi l'una ogni mezz'ora. Quindi quella lì non la posso gestire io. Quella automatica. Allora, quanto siamo? Citofosfato. 3.700.000. Minchia, alla grande. Facciamo un bel gruzzoletto iniziale, giusto per... Chi sono questi? Quelli che volano sempre, saltano, rimbalzano. Preso, bastardo. Bel millino. Ho aggiunto anche il messaggio, questo qua, in maniera tale che ogni tanto parte fuori, che sapete anche che cosa mi piacerebbe fare. Come vedete, questi qua sono dei survivor. Sarebbe bello avere un gruppetto di gente interessata che giochi survivor tipo Days, che sono più liberi come arc, e
si gioca in più gente, giochi magari come The Forest o questo qua che magari hanno gruppi da 4, facciamo più gruppetti da 4 e si passa il tempo tutti insieme. Invece per quanto riguarda il team, diciamo che siccome avevo già voglia di fare quantomeno uno, anche giusto per iniziare, un team di quattro cristiani che quando giocano si muovono in una certa maniera, che si fanno le tattiche, ci si allena, si ragiona su quello che si fa. Io odio le pushate a cazzo, le maratone nei vari giochi. Già odio i battle royale a prescindere. Però vabbè, visto che obiettivo chiaramente Fortnite e tornei. Poi se ci sono altri tornei di altri giochi, ben volentieri li facciamo. Se no, quelli di Fortnite io li conosco, so dove andarli a reperire. Cominciamo a fare quelli. Obiettivo, a me del gioco in sé per sé non me ne fotto un cazzo. Voglio fare il torneo, voglio fare il grano, voglio tentare di vincere qualcosina e portarlo a casa. Proprio onestamente, semplice semplice. Visto che tentare di vincere 4 soldi è un gioco così stupido. Mi sembra stupido non tentarci, onestamente. Però ecco, vorrei farlo in una certa maniera, una certa logica sensata. Quindi se qualcuno è interessato a giocare in una certa maniera con delle tattiche, con una logica, mentre si fanno le cose, scrivetemi e cominciamo a ragionarci su, a lavorarci su. Ovviamente sempre divertendoci, è chiaro, perché se ci dobbiamo scassare il cazzo, chi se ne fotte. Allora, se siete ragazzi dalla pushata spasmodica con l'unico obiettivo fare più kill dei vostri compagni di gruppo perché vi dovete sentire i migliori, quella è la porta, ragazzi, andate da un'altra parte perché non fate il caso nostro. Non è quello che sto cercando, onestamente. Onde evitare di dover star lì a spiegarlo successivamente. Allora, quanto siamo? 4.500, un bel 900.000 e sei nel burro tutta la vacanza. Ma facciamolo sto milione, no? Dai, ormai ci siamo. C'è una bella vendita, la prima. Ci tiriamo su quattro soldini. Dov'è? Là. 5.000 dovrebbe essere 1.000.000 su quel gioco. Oh Cristo. Vabbè, ma come fai a prendere danno da cadute in acqua? Bisogna vedere a quanto ce l'acquistano perché ciò bello è stato piacere, si vede che dopo un minuto si sono arrivate le pubblicità e giustamente non hai interesse a rimanere per tot minuti in attesa. Ci sta, amici come prima, nessuno si offende. Potevamo tenerci compagnia per 3 minuti in chat, farci due chiacchiere. Nessuno è costretto, ovviamente. Quindi, beh, questo è l'obiettivo, eh. Cioè, è per questo che ho impostato le cose così.
dici, fai scappare via un botto di gente, non mi sembra che ne accala più chissà quanta, mettendoti 30 secondi di pubblicità. Sì, questo succede quando anche lo streamer ogni tanto gli passa la pazienza, quando veramente gli girano i coglioni. Può succedere, eh? Là. Un altro candidato al successo. Allora, vediamo un po', 5.100, 1.034.000, ok, tiriamo su qualcosina in più, giusto perché se c'è la svalutazione almeno tiriamo su quel milioncino. Il mio coinquilino la finisse di buttare giù l'intero edificio. Figa, sta facendo un macello. Questo qua. Chi è? Che cazzo mi ha colpito? Ogni tanto ci sono i piranha qua. Che succede? A stronzo. Ovvero. Siamo? E voilà, bello come un quadro, eh. Vai, un altro 50-60. E ci siamo. Fatti 60? No. Che cazzo? Piranha di merda, davvero? Ci sono. Ok, perfetto, torniamo. Quello? Ah, già l'ho, cazzo si dice, scannerizzato. Figa, ce n'è di sale qua. Vai, nessuno slot disponibile, adesso ne parliamo. Nitrato di sodio. Trasferimento veloce. Ah, è troppo lontano sta bastarda. E sti cazzi? E sti cazzi? Però minchia, è dell'idrogeno questa roccia qua, eh? L'idrogeno ci intriga, lasciamola viva, sta roccia. Poi veniamo a fare la spesa, ma magari anche di quello. Allora, facciamo qualche metro in giro per questo pianeta cercando quei dati che ci servono, assolutamente, perché devo sbloccare la macchinina per andare in giro nei pianeti. Ok, mi ha fatto il salvataggio. È vero, adesso ho anche il terminale, quindi non mi serve prendere l'astronave per andare. Terminal.
Tra l'altro c'è una missione a termine. Boh, andiamo qua. Vediamo che cosa. Aspetta, dove cazzo stanno andando? Aspetta, eh. Ok, sono stazioni spaziali. Andiamo. Minchia, com'è veloce con la PS5 il viaggio rapido. Cazzo, sono abituato con la 4 che minchia ci mettevi. Allora, questo citofosfato che abbiamo fatto fino adesso, questo 5005, vediamo quanto ce lo valutano. Dove cazzo è? Qua. Cioè, 5005, 1.076.000. Bello, semplice, pratico, pratico. Vai, venduto. Cacciami il grano, bastardo, cacciami il grano, cacciami il grano. Ma anche il sale, buttalo via, facciamo collezionismo qua. Un po' mordite, non saprei dire che cazzo è. Allora, acquista. Via, via, via. Acquista, non mi venderai ciò che ti ho appena venduto, spero. Questi, abbiamo detto che ce ne servivano 6. Plasma instabile. Vediamo, andiamo passo passo. Allora, cominciamo col potenziare l'aeronave. Bam. Oh, più velocità. Poi. Vai. I missili si ricaricano più facilmente, fanno più danno. Che cazzo manca? Plasma instabile. Aspetta, chi è che lo vendeva? Lui, mi sembra. Plasma instabile, ecco. 4. Vai. Perfetto. Oh, e anche i cannoni sono potenziati. A posto, ricarica. Trizio. Tecnologia ricaricata. Poi gli scudi. Questo a posto. Ci serve l'oro, ci serve il nitrato di sodio. Altri 28. Ma vediamo se li vendono. Evitiamo questo, ovviamente. Questo ce l'abbiamo messo. Ne vuole due di questi. Sigillo ermetico, posso farmelo, no? Che cazzo fai? Tac. Producine due. Installane due. A posto. E anche il raffreddamento per i cannoni che hanno fatto bang. Sistemato. Serve l'oro e quello lo recupero nello spazio. Il nitrato di sodio 28, abbiamo detto. Vediamo se lo vendono. Vediamo se lo vendono. Polvere di ferrite, no. Non vendono sodio, cazzo. Non vendono sodio. Vabbè, pazienza. Siamo in un altro sistema, quindi vediamo se i mercanti di questo sistema. Tra l'altro devo andare a recuperare questa astronave su quel pianeta lì. Guadagno 1.141.000. Ah, faccia di chi ti vuole male. Vai a Vancouver. Acquista moduli. Allora, zio, che cosa vendi? Modulo propulsore di lancio. Ma noi la C non lo guardiamo neanche, valutiamo il B. Iperguida, ciclotronico, raggio fasico, niente che ciò, a parte l'iperguida. Ah, positronico, motore impulso. Schermatura astronave. Non abbiamo naniti, adesso andiamo a fare qualche missione per i naniti. Ah,
Compriamo momentaneamente questo qua, modulo scrematura astronave C. Ok. Sono confuso. Separatore del rinnegamento. Che cazzo è? Questa tecnologia. Campo di forza personale. Ah, è questo quello che è. Ok, allora. Crea multitool. Niente. Ma che cazzo? Ah, ottimo, eh. Sposta tecnologia qua, sposta tecnologia qua, sposta tecnologia qui e sposta tecnologia qua. Poi, questo qua, installa, piazzalo qui, va, altro scudo, perfetto, oh! E per il momento siamo a posto così. Poi, poi cosa mi ha detto da produrre? Il mio multitool, batteria ionica e circuito elettronico. È possibile risorse insufficienti. Vabbè, allora dimmi che ti devo mettere le mani addosso. Come cazzo, cosa mi serve? Cobalto, visto che lo vendevano, la polvere ferrita ce l'ho. Andiamo a comprare sia quello sia quell'altra roba lì, il circuito. Zio, sei un bot? O sei un player? Sì. Astronauta covato individuo il pilota. Pilota? Pilota? Ehi, signora! Cosa costa questa astronave? Dottore? Chi cazzo è il proprietario? Signora di Arcaupus. Arcaupus? Arcaupus? Sei tu Arcaupus? Arcaupus? No, non lo so. Ma sei andato, figlio di Troia! Sei proprio tu, John Wayne? Cazzo di merda. Bastardo! Se n'è scappato con la mia potenziale nave. Aveva capito che c'era l'acquirente con il grano in tasca. Ha preso ed è scappato. Ah, ma prima o poi ci rincontreremo. 10 qui. E un circuito dovrebbe essere. Nessuno slot è disponibile, lo dice tua sorella. Prima di tutto, che non si fa così, questa maleducazione addosso. Poi, exo tutto. Porca troia, adesso? Mo? Cazzo mi invento. Trasferischi. Anche lei qui. Questo lo mettiamo qui. Tra l'altro c'è la cassaforte a casa, non ho capito perché non ho lasciato giù la roba. Avrei dovuto pensarci. O me ne devo ricordare, ma che torno. Questo non so che cazzo sia. Boh. Lo vedremo. Allora. Tac. Produci. Metti insieme. Così risparmi. Il cobalto ce l'abbiamo. Detto giusto. Multitool. Tac. Ok, mi manca soltanto il circuito da comprare qui. Uno. Tac.
Là, e siamo a posto. Campo di forza personale. Meraviglioso. Qui, a posto, abbiamo un pizzetto di scudo. Allora, direi facciamo una capatina in... No, aspetta, prima andiamo in cielo a cercare... Ma scusa, tra l'altro siamo venuti qui perché c'era una missione da fare. Sottoterra la missione da fare. Tra un trasmettitore a lunga distanza per contattare Artemis, ci sarebbe un potente trasmettitore. Quindi? Ma sottoterra devo andare. Che cazzo devo andare? Di qua non mi fai andare, ovviamente. Ma probabilmente è fuori dall'astronave, eh. Innanzitutto vediamo adesso l'astronave potenziata com'è. Via. Oh, c'ho il muro! Figa, potevi stare più staccato, eh. Fino in fondo, mortacci tu. Ci servono meteoriti perché dobbiamo tirare su l'oro. Oro? Chi c'è in fondo? Meteoriti, eccoci qua. Bello così. San Patrizio. Probabilmente sono queste, vediamo un po'. Beh, è difficile mancarlo, eh. Te, coglione. Sta di cazzo. Ma lo vedi? Minchia, davanti a te. Che colore era quella pepita? Come quella roccia mi ha dato l'oro. Ah sì, va bene. Pepita d'oro. Vai, vai, vai. Cazzo, saranno 28, mi hanno detto. Le rocce quelle nere mi danno l'oro, mi sa. Io se ci abbiamo visto giusto. Argento, naturalmente. Difficile mancarlo, eh. Che cazzo è successo? Ma è scom... Ah! Che bug! Io è scomparso tutto! Tra l'altro... Ah, vabbè, aspetta, ma... Pianeta Paradiso... Ma io come sono arrivato qua? Foglia... Rame, bulbo... Cos'è lo stesso... Campo meteoritico, sì. Ma vabbè, però c'è porco di lì, passano attraverso i missili.
Allora, 58 più analizzo, no, 86. Oh, ci schiantiamo, ci tocca pure menarci in faccia noi due. Dice, ah, mi hai sparato addosso. Io, ti sono messo in da mezzo. Ustrunz. Sce. Ugiuna. Meraviglioso. Fatto uno, fatto due. Fatti tre, fatti quattro. Troppo forte, troppo forte. Cristo. Ho portato troppo carico importante addosso, adesso mi stanno dando la caccia. Va bene. Potrebbe essere un buon test per vedere l'astronave migliorata. Sei in grado di difendersi adesso. Coraggio, pirata spaziale. Ma quello lì è un. Ma quello lì è un. Come cazzo si chiama? Una carovana? Come cazzo si chiamano? Vabbè, insomma, in poche parole. Questi ci danno una mano a difenderci. Pirati spaziali? Jack Sparrow? Pezzo di merda? Rusta? Strunz? Ecco! Usci! Un impasto su un'astronave. Caccia, distruggi per riscuotere la ricompensa di 130 unità a livello di minaccia significativo. Ma dov'è? Cos'è? Io ero dentro i meteoriti, giusto? Ah, sono io che devo dare la caccia a lui. Bellissimo. E arrivo. Cazzo è lontano. Bastardo? Cazzo di merda? Stronzone? Cazzo? Ma sì! Che sterzate fa lui per riuscire a colpirmi sempre? Ok. Controsterzata. Controgiro. Ma dove cazzo è sto figlio di puttana? Vabbè, muoviamoci soltanto di turbo manuale. Oh, figlio di puttana, però è. Ah, legge uguale per tutti, dove cazzo sei? Ma dov'è? Vedo la scia, vedo la scia, mi viene da vomitare. Ci sono due cose, o stanno passando 60 minuti un infila all'altro, minchia, ho già fatto una live di 2 ore, lo stesso messaggio l'ho visto già troppe volte. O stream è veramente impazzito. Ah bello, però ci ha rotto anche il cazzo, cioè, non te lo volevo dire io, ma ci ha rotto i coglioni. E basta, ecco.
Oh, è invisibile. Ti giuro, sto girando a 40 minuti e non lo becco. Poi quando lo prendi è troppo attaccato e sta facendo la manovra. È possibile mai che bastardo il signore o non lo piglio? Pensa a te. Incredibile. Tanto scudo li togli, tanto scudo recupera, sto stronzo. Lo scudo, devo agganciarlo, devo agganciarlo. Dio cane, ho sbagliato tasto. Scudo attivo ancora. Porco Dio, ti ho preso, bastardo. Ti ho preso, pezzo di merda. Vaffanculo, guarda. Là. Volevo terminare, andiamo. Vai proprio lì. Dove, che adesso voglio dire, per girare in questa maniera io avrei dovuto schiacciare dei tasti che non ho schiacciato. Perché hai girato l'astronave in questa maniera? Cioè, qual è la logica? Vabbè, andiamo. Ce la facciamo andare? Non si capisce un cazzo. Oh, vediamo se i miei soci hanno intenzione veramente di raggiungermi.
Allora, si è comportata sicuramente molto meglio del primo combattimento. Però ha dimostrato grandissime pecche, eh. Cioè, è ancora troppo lenta. Troppo, troppo lenta. Troppo lenta nel, come si chiama? Nell'agilità, nello sterzare. Perché io questo qua lo inseguivo, facevo mosse contro mosse. Questo? Oh, aiuto! Chi è sto figlio di? Orrore abissale. Ma c'è meno. Si basta, eh. Mo? Non è finita. Pensavo che non avevo munizioni, eh. Occhio ipnotico. Non è male il tipo fatto, dobbiamo continuare a puntarci su. Che sì, abbiamo perso una ventina di minuti, una mezz'oretta, giusto per tirare su 5.500 unità, però il milioncino fatti subito. Jack Sparrow ci si è lanciato addosso. Pezzo di merda. Alba, sì, talbato, vai, 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 vai. Sali, scala un cazzo, noi facciamo così. Ehi. Giovanotto. Sì. Vai. Ehi, tu. Elegantone. Cazzo di me, non t'azzardare, minchia. Ti sfondo. Carica, offro io. Allora, io direi che possiamo anche skippare queste cose perché le abbiamo già fatte al suo tempo. Noi stiamo rifacendo la stessa parte di storia di prima. Ci dovremmo trovare i laboratori, quelli lì, insomma, solite cose. Quindi diciamo che non ho molta voglia di leggere. Questo è sempre Artemis. Chi sei tu? Lei non sa chi sono io. Dico di sperarla, dico di essere reale. Sono reale. Sono reale? Sono immaginario? Chi lo sa? Fammi controllare. Ci sono. Sono reale. Faccio creare una realtà minore. Pensavo fosse nessuno. Mi dispiace. Sento la voce quando. Tra l'altro, dice cose terribili. Chiedo chi è. Chiedo cos'è. Chiedo chi è. Tra le differenze sorride. Sono come te. Sei un viaggiatore, vero? Chiedo cosa vuol dire. Chiedo come fa a saperlo. Chiedo come fa a saperlo. Non mi risponde. A parole. Trasmette una visione. Una stella rossa. Sì, vabbè, dai, 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 dai. Pim pum pam, bam, bla 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 bla. Cicci. Anomalia l'ha rilevata. Viaggiatore, mi sveglio. Perché stavo dormendo? Sta rumen. Dai, su, ciao bello.
Continuare che faccio raccolta segnale. Menziona nada. Carico i dati. Carica dati. Accetto. Vai, senza paura. 3 angolo alla tua posizione per il primo radiofaro. Tac. Ripetitore di segnale. Sì, no? Boh, forse, chi lo sa? Costruisci il ripetitore segnale, va bene, facciamolo. Pronti? Addio! Mamma mia, l'ho accesa appena in tempo. Ma sì! Vabbè, quindici di sodio, un nanotubo di carbonio e la placca metallica. Quindi chiama l'astronave. Astronave. Placca metallica. Exodota. Nanotubo. Analizza. Perché mi serviva loro a Tradotto da sparkable.com. me? Alexa, stai Ripetitore. zitta! Chi cazzo ti ha chiesto qualcosa? Alexa, bassa di 2. Vedi tu. Alexa, bassa di 5. Boh, si è spento. Cioè, chi gli ha chiesto qualcosa? No, non l'ho chiamata per nome, non ho detto niente che accennasse al comando per interagire con lei. Da dove cazzo l'ha cagata fuori, ma, sta mossa? Boh. Tranquillo, sono io quello fuori di testa. No, non ti pensare. Tranquillo. C'è stato un misunderstanding. Allora, puta merda, mi serve sodio. Questo è il pianeta del sodio, giusto? Paraffinio. Rame. Quello mi serve. E rame ancora. Sodio. Vedi che culo. Minchia, 500? Cioè questo era il punto più vicino che avevi. Porco Dio. Andiamo, andiamo, andiamo. Ci vuoi camminare qua.
Ma scusa, se era a 500 e io mi sto avvicinando, come fa ad essere ancora a 500? Cioè, l'ho passato e non me ne sono accorto? No, non è possibile. Cazzo fanno? Arma scarica, pensi di dirmelo domani? Facciamo un po' di carbonio che qua stiamo consumando per ricaricare sempre. Sono arrivati, sodio, porco sodio.
addormentato sparando, Dio santo. Sono finito in cielo, non me ne sono accorto. La puttana, guarda, ci avrei scommesso i coglioni in serie che nel momento di bisogno non c'era la cazzo di benzina per richiamare l'astronave. Guarda te, incredibile. Oh, quando si dice il caso, pazzesco, eh. Carica il cazzo di scudo. Sì, ma ricaricalo però. No, qua non usciamo più, eh. Grazie per il supporto, porco Dio. Oh, sei sempre come cacare il cazzo, eh. Poi mica mi è venuto a sparare addosso con un'astronave. Che cazzo era questo? Vuoi, eh? Sono obbligato. Troppo difficile, in effetti. Che pretese anche noi, eh? Come si fa a salire la scala? Ma perché? Ma sulla base del cosa fai una roba del genere? Ma porco Dio. Cioè, poi dice uno non deve bestemmiare. Prego. Dai, sta pensando di mangiare. Le modifiche del terreno. Vabbè, questo portiamocelo. Quindi la missione? Da quella parte. Ok, astronave. Però ti lascio un obiettivo. Carburante insufficiente, pezzo di fango. Tecnologia
Devo farmi la benzina. Sono rimasto senza. Ah, polvere silicato, buttala via. Poi, ripetitore di segnale, per il momento mettilo nell'astronave. Fin qui ci siamo. Dobbiamo farci la benzina, ben detto, quindi l'idrogeno e placca metallica. Fai la placca metallica. Fai farne 6. Perfetto, 9. Poi voglio vedere se mi trovo ancora senza benzina. Arrivo fra 5 minuti? 5 minuti! Ecco, facciamo 30 secondi. Interessante, interessante. Ah, come si atterra? Ah, dove cazzo atterra? Brutto coglione! Perfetto! È proprio dove volevo! Porco Dio! C'avevo la pista atterraggio sotto i piedi, ma dove cazzo è andato? Era... Sì, scusi, non volevo parcheggiare così. Cioè, in realtà gli ho detto... Vabbè, ma non si incazzi. Vabbè, ma non è il caso... Ma non è colpa mia, ma... Vabbè, ma adesso la sposto. Un attimo, adesso la sposto. Va bene, sì. L'agricoltore... Eh? Ha proposto di venire sul mio pianeta per utilizzare il mio... Vorrei accettare, ma non posso, rifiuto. Cupa, vorrei accettare, ma non me lo faceva fare. Ma perché parla ancora con lui? Basta, basta, via, fuori a cazzo. Rifiuto, categoricamente, non esiste. Era... Ehi, bello sguardo. Chiedo aiuto per il diretto Gek. Esercita le abilità linguistiche. Offri un regalo, una reliquia a Gek. Offriamo. Offriamo. Bello, simpaticone. Adesso vedi che mi serviva quella reliquia. Tutti amici, chiedo aiuto per il dialetto. Dai, sono una rompere il cazzo, dimmi come si parla, la lingua di merda. Non capisce niente! Scusi, c'avevo un po' di... Adesso possiamo capirci. Esercita le mie abilità linguistiche, vai. Comprendite, aiuto, senti Gek, amici, amici.
Mi offre un regalo in segno d'amicizia. Un'astronave? No! 700 naniti! Ma tanta roba! Bravo! Oh, ora sì che io e te siamo amico. Siamo amico, sì. Siamo amici. E adesso... aiuto. Nuovo oggetto... Oh, va bene. Ah, mio amico mio. Esercito a parlare. Scambio. Basta, no. Ci siamo detti tutto, interfaccia. Dell'uranio questo. Ma aspetta, tanto i soldi ce li abbiamo, giusto? Minchia! Aspetta, quanto? Bello, cioè, capisco che il carburante possa avere un costo. Diciamo al limite, ce lo vogliamo dare. Facciamo così, me lo faccio. Placca metallica mi costa 1000. E serviva il di idrogeno. E che vedi? Vedi anche il di idrogeno per caso? Pronto? Non vedo il di idrogeno. Ma lo faccio da me. E che ti devo dire? Se poco potevo, ma lo fo da me, no? Citofosfato. Vendi, vendi, vendi. 11.000 e alla via così. Occhio ipnotico. 58.000, vendi. Minerale luminoso. Me l'ha dato lui e glielo rivendo. Ok. Sì, va bene, adesso sposta l'astronave, ma che rompi i coglioni, va bene. Ma non volevo poi, tra l'altro. Cioè. Allora. Dobbiamo andare lì. Come fuori dal pianeta? Fuori dal pianeta. Allora scendiamo così. Ok, balzo quantico. Cerchiamo di capire subito, subito dove dobbiamo andare. Stiamo cercando un'antenna alta, grossa. Antenna.
Antennina. Antenna. Sono fregate l'antenna. Non c'è l'antenna. Vabbè, cosa? Ma si stanno interagendo con la cassa. I dati di navigazione, ecco perché mi continuano a dare la caccia. Cazzo, quelli sono. Ah, questo mi potenzia la exotuta. Perché sono venuto qua? Mi ci ha mandato la missione, o sbaglio? Sera. Modo di miglioramento exotuta. Ok. Volo con l'antimateria. Bastardo. Uno, eh? Muofo da me. Ossigeno, sì, polvere di ferrite. Datemi una pietra. Tu, sei una pietra? No, sono un cavallo. Il cobalto mi ha dato. Ma come il cobalto? Tu, sei una pietra? Ma non era. Vabbè, ho sbagliato io. Ah, mo vedrai. Ah, mo vedrai. Camma a fare stasera tutto il giorno. Stamma qua. Vai, vai, vai. Oh, uno slot in più all'exotuta. Mi piace, mi piace, mi piace. Viaggiare. Facciamo save the last dance. Dolcemente viaggiare. Ma la missione che fine ha fatto? Costruisci il ripetitore di segnale. E dove? Qui? Qui a cazzo. Fermo. Aspetta. Dovrei avere i croccantini per quelle bestie. Cioè sembrano. Sembrano abbastanza in grado di correre questi stronzi. Rocce di sodio così. Dammi qua. Devo giusto farmi una ricarica di sodio. Chi è? Non mi incazzate, eh. Ragazzi, state calmi, eh. Vi prego. Venga qui, signora. Offri cibo. Interagisci con l'animale. Adotta come compagno. Perfetto. Che bello, un pet.
Fermati. Accarezza gentilmente. Vai. Accarezzalo un'altra volta. Personalizza l'aspetto. Fianco sinistro. Che cazzo? Io lo personalizzo pure, però, cioè, funziona? Cioè, tipo, gli metto la parabolica, la vedo, lo vedo Sky oppure no? 12, no, 13, minchia. Ah, devo far culo via. 13, 1 e poi fallo black and white. Com'è lui, Verdogno, poi destro, fai un, dammi un 13 di menu. 1. Uno, grazie. Ok. Sì, gestisci i compagni. Tac. Grazie gentilmente. Dai cibo, così anche lui è contento. Cavalca. Vediamo. No, scusami, eh. Non so. Allora, con queste zampacce di merda pensavo fosse tipo un velocipede, proprio una roba che corre. Figa, faccio prima io a piedi. Sì, oddio, non mi sembravano così veloci, però ti fermo. Cioè, neanche a dire, però. Vabbè, come gli dico, vattene. Allora, il pet. Allontana mango. Mango. Mango per le palle, proprio. Però qualche falcata l'aveva fatta, eh. Allora, per capirci, devo piazzarlo qua.
Posizione adatta alla triangolazione. Ok. Metti in tasca. Vediamo. A Cristo. Minchia. Mossa tattica. Vediamo se hanno il coraggio di venirmi a rompere i coglioni qua dentro. Boh, questa è una sfida. Anzi, voglio proprio vedere come ragiona l'IA. Se viene fino a qui oppure no. Sta bestia, mi sembra veloce a voi. Offri cibo, vai, proviamolo. Ti reagisce con l'animale. Adotta. Adesso non posso cavalcarlo, vedrai. Carezza, carezza. Cavalca. Che ha delle capre. Scarseggiamo, col pet. Scarseggiamo proprio. Allora, buonasera. Lei gradisce? Non c'ho il nanotubo. Mi manca l'involucro. Quindi, te. Niente, eh? Figa, ma è una gioia. Nanotubo. Quando vuole. Polvere di ferite, va bene. Mena una roccia, un sasso, qualcosa. E un altro slot si aggiunge. Vai. Vai così, bello, vai.
Trasferimento astronave, trasferimento astronave, astronave. Damanzale di un tramonto, la nuova skin geodesite. Quanto? 150.000 a rivenderlo? Subito? Subito? Non mi serve, va. Aspettiamo. Maggiori impulsi. Consumo. Quanti ce ne sono? 8. Penso che sia per tutto questo ossigeno che mi stanno dando la caccia, eh. 5.000. Perché altra roba di valore? Panico! 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 È troppo basso il muro! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Devo uscire fuori dal pianeta! Non me lo dire!